Ecco il link al mio canale Twitch e alla mia pagina Instagram per seguire gli aggiornamenti. Modalità classica. Quindi ragazzi, prima di tutto, benvenuti in questo nuovo episodio. Mewtwo Controllo Psichico inizia la sua avventura. Ecco, non lo avevo sentito. Se nello scorso episodio vi avevo detto se vi potrebbe garbare una serie di Let's Play proprio con la batteria quasi scarica con i serie Pokémon, oggi vi chiedo quale Pokémon dovrei acquistare. Magari l'ho già anche prenotato, ma voi quale dei due acquisterete? Acquisterete Pokémon Spada o acquisterete Pokémon Scudo? Fatemelo sapere quale vi garberebbe di più, soprattutto se mi sbaglio, visto che ci sarebbe anche di andare a vedere le mosse. Palla ombra, confusione, teletrasporto, inibitore, stordisce avversari davanti a te e rivolti verso di te, ma non negli altri. Spari un proiettile di energia, più lo carichi, più aumenti i danni inflitti, la potenza di lancio. Perché se non mi sbaglio, certi rivenditori lanciano anche il coso del dual pack con una speciale steelbook, e in pratica c'è questa speciale steelbook dorata, se non mi ricordo male, ed in più ci sono entrambi proprio. Grande che lo stordao, stordito, stordinone, storditone. C'è anche la steelbook dorata, ed in più c'è questo qua che non riesce a sparare con i cacchio di colpi assassini. Lucas, si avvicini. C'è la steelbook dorata con tutti e due i Pokémon protagonisti di queste due nuove serie, e in più c'è la possibilità di acquistare tutti e entrambi i giochi, anche perché se si chiama Dual Pack. Aspetta che si chiama Dual Pack e poi non ci sono dentro entrambi i nuovi titoli. Per din din dina, Mewtwo scolpisce la vittoria a suon di schiaffi. E adesso non vi dico neanche qua in quanti cavi io sono attanagliato, perché c'ho il cavo del microfono, e c'ho il cavo della cuffia, e c'ho il cavo del cosino qua, c'ho il cavo del controller attaccato. Tra un po' sono più pieno io di cavi che non lo so. Rob, Lucas, mamma mia quanto te sei lento, bro, però, Cioè, potresti anche apportarmi qualche super mega botta finale del colpo incredibile. Ti devi allontanare un pochino perché io carico il colpo e dopo lo faccio partire. Porca miseria, la sfiga, te la tiro sotto il culo, bro. Perché non ci sei caduto sopra? Maledetto te, Cloud! Scendi e fatti colpire! E giustamente io devo colpire quando che vinco col colpo coda. E lui si spezza il coso stage e ma vaffa bagno, te maledetto stronzo che taglia le robe. Però, intanto 3,0. Adesso avremo lo spirito oscuro di Cloud a darci una mano? Molto probabile! Contro Ryu e Ken. No, ho capito qual è questa situazione super mega oscura che Mewtwo quando batte gli avversari li intrippa dentro e quindi fa robe strane. Super mega colpo caricato! Mazza che danno incredibile che ho fatto, cioè credevo che facesse un colpo super mega assassino, invece ha fatto quasi un cacchio. Vai Cloud, colpisci duro! Ken se n'è andato in questo bel stage di Strict Ficter. Vi piacerebbero dei nuovi video anche su Strict Ficter? Fatemelo sapere qua sotto, under the commenti. Ryu, se t'avvicini un attimo, colpo in dual con Cloud. Grande vittoria. Round perfetto. E qua si avanza di 3,6. E poi se vinciamo andiamo a 4. O a 4,1. Ken, sei tu? Fantastico guerriero, no, non è lui, però c'è un caso di omonimia, ecco. Richter, maledetto gaglioffo, una volta che ti avrò distrutto, tu farai parte. Mamma mia, che finalmente l'ho inchiappettato dentro, vai spirito, vai Metroid, questo sì che è un grande spirito che può darmi una mano. Se ovviamente ce la fa beccarlo con il suo potere interdimensionale, è vittorioso. Salto in capriola e fermata alla Matrix. 4,3. Oh, finalmente ci siamo scoppati un po' dai soliti gradi di intensità. Aia.
degli ultimi scontri. Palutena Pit con giustamente Richter che ci dà una mano. Aia, so, becca questa, cara Palutena, perché io non c'ho tempo da perdere, che devo andare contro il boss finale. Aia, che botta, che tramvata che mi ha tirato. Quindi fatemi sapere quale sarà il vostro Pokémon che sceglierete e se vi potrebbe ovviamente interessare, ma questo me l'avete già detto nello scorso episodio. Pit, se puoi anche cadere, no? No, io non la prendo più, no. Io non ci casco più in questi, no. Non ci penso neanche morto, perché quella lì è soltanto una bufala che se l'attivo mi ammazza. No, no. Aia! Ho vinto per un pelo perché sono partito via anch'io con la bomba finale fantasmagoricamente falsa. Ve l'ho detto che era finta, se era finta era finta, io non mi fido più di quelle smash lì che gironzolano di qua e di là, no. Pikachu, Pichu, Jigglypuff e Lucario, è vero c'è anche Pichu. Ovviamente il prossimo episodio sarà un altro episodio con i Pokémon dove vi farò un'altra domanda inerente ai Pokémon. E come ho detto non le porterò in live, non tanto perché magari non sono ancora riuscito a farle live tramite computer, ma perché se mi sbaglio il capitolo dei Pokémon nuovo esce a novembre e già a novembre inizierò tante serie con giochi in live da PlayStation 4, quindi diciamo già la priorità a quello. Pikachu, perché sei contro di me? Fa bene, perché io non sono l'allenatore Pokémon. Aia, Jigglypuff che si è schiantato malissimo proprio. No, Pikachu mi spara nelle... Ah, no! Porca miseria. Certo che anche tu no, Pit. Pit oscuro quello che sei. Potresti fare anche qualcosina, non hai ancora fatto niente di niente. Porca miseria, dammi una cazzo di mano! Maledetto mostro! Vittoria! Ho fatto tutto io, non meriti di essere vicino a Mewtwo! Il fastidio che mi dà sto cavo vicino, che tutte le volte che non uso la manopola del Pro Controller della Switch non so perché si scarica a bestia assassina, quindi diciamo che la dovrei tenere sotto carica minimo 200 ore per fuga. Mewtwo, mamma mia quanto te sei lento in questa situazione. Via, almeno questo prendilo. Oh, meno uno, questo qua ce la facciamo abbastanza tranquillamente col suo colpo coda assassino. Non so se ce la facciamo fare il triplice salto. 1 2 3, e ce l'abbiamo fatta, non si sa come. Ha iniziato male sto Mewtwo, ma finisce pure peggio. No, vai, non ce la faccio colpirlo, quindi fuga, salvati la pelle. Ben fatto! Alla scoperta del boss finale, che sarà l'allenatore dei Pokémon, boh. Master e Crazy End! Certo, sempre qua una questione di gioco di mano, gioco di villano 2.0, e abbiamo l'aiuto di Pikachu! Però Pikachu, ti prego, dammi una mano spaventosa qua, perché altrimenti la vedo un attimino dura, porca miseria. Anche perché non è che abbia sti grandi attacchi, cioè, c'ho dei grandi attacchi per l'amor di cielo, infatti uno l'ho già sconfinferato sotto. Yondo cazzo, son finito. Pikachu, pesta di botte sta cazzo de mano. Non starla lì a guardare, santo Dio. No, che questo sballotto la deve fare là. E non se capisce più niente, io devo fare molta attenzione anche a capire in do cazzo sono. Sì, quale ho buttato per terra? Una delle due. Colpo super mega energetico. No, ma schiantato per terra e basta. Vai. Una la possiamo già sconfiggere. E adesso manca solo la mano pazza che strumpallazza. Pikachu, fai qualcosa. Ho stregheta. Oh, io colpisco così e basta. Do cazzo son volato. No. Gelotto di merda, ma gelato proprio alla fine, ma stavo andando così bene, mi tocca tornare indietro. Pikachu da merda, non hai fatto un cascio. Poi vola addosso più che altro a me. Affanculo. E mi ruba pure il colpo vittorioso. Pikachu maledetto, non meriti questa vittoria. Ti tiro uno schiaffo.
Pikachu, facevi bene a non essere qui in questa sfida finale. Sì, però che sfiga, siamo finiti, soltanto di 1,1 grado di intensità in meno rispetto al normale, non male. Solo per un titolo maledetto non ce l'ho fatta a completarla al super mega 100%, perché mi aveva beccato una stramega maledetta navicella spaziale, quale sarà il dipinto esposto nell'arte incredibile della galleria di Mewtwo? Mewtwo abbronzato, nero, che si fa il bagnetto vicino, si fa il bagnetto nell'isola di Animal Crossing della tartaruga azzannosa con Pichu, Ivysaur mutato geneticamente, Jigglypuff col cappellino e Squirrel Squirrel che ha adempiuto a riempire questa piscinetta. Risultati finali. Mewtwo sbloccato lo spirito del personaggio insieme a Magneton ed... Tantarò, è la prima volta che si sblocca uno spirito e si sblocca anche uno spirito affine, porca miseria. Mica come quella volta che avevo utilizzato un personaggio e aveva sbloccato il maestro del baseball e dell'hockey su ghiaccio. Vabbè, 660.871 punti è il punteggio finale di Mewtwo. Si va avanti con i Pokémon e il prossimo episodio, se non mi ricordo male, con questo non l'avevo mai fatto, mi sa... E manco con questo? Ma c'è anche Pichu! Ma c'è anche Pikachu! Scelgo te nel prossimo episodio!